Ragazzi, siamo alla stazione per prendere il treno e andare alla Sheringan Junior High. Bene, già mi sono ricaricato, se poi vi dovete ricaricare fatelo pure. Bene, questa è la nostra destinazione, comprare il biglietto per la Sheringan Junior High e andiamo pronti per questa nuova sfida. Dopo lo scontro contro le vecchie glorie, eccoci qui. Sta iniziando il torneo nazionale della Football Frontier. Quindi impugniamo lo stilo, pronti? Quindi impugniamo lo stilo. Shuriken, non si dice Shuriken, ho sbagliato io, scusatemi. Ma non so pronunciare questo nome. Bene, quella dell'allenatore, stiamo per iniziare questa sfida contro gli Shuriken. Ecco qua c'è il logo degli Shuriken e della Raimon. E siamo pronti per questa nuova emozionante sfida. Intanto questa è la mia formazione perché voglio usare le ali di fuoco del nostro grandissimo. Bene, intanto qua l'attacco non c'è nessuno come notate. Provo un furore, uso il Dream Grind per levarmi di torno il Fort e Crash. Bene, e vado avanti. Uso il doppio fulmine Inazuma di Axel e Mark. Eccolo qua. Al quarto minuto vediamo se c'è il gol. Usa il ciclone incrociato alla sua super mossa. Ed ecco il gol, ragazzi. 1-0, Raimon vs Shuriken. Il primo gol al sesto minuto. Che c'è questo favoloso gol. Guardate, hanno una formazione un po' strana. Uso scivolata con Nathan. Uso scatto repentino. Provo ad avanzare quindi con Nathan. No, ho sbagliato. Ero troppo. Vado con Max intanto e uso il trick del fulminio. Prendo la palla a Hilton. Non so come si pronuncia. Ed c'è fuori gioco. Se non avrei usato il dragon tornado. Vai Nathan, vai! Uso la scivolata di Nathan, cerca di fare il ninja, ma non ce la fa. Finisce intanto il nostro furore. Inizia il furore della scelta. Uso il fulmine zig zag, vado avanti. Eccolo qua in tutto il suo splendore, il fulmine zig zag. Pronto per il Dragon Tornado. Vai! Dragon Tornado di Kevin e Axel. Eccolo qua. Miscuglio tra Dragon Crash e Dragon Tornado. A proposito del Dragon Crash, è da molto tempo che non lo uso. Ecco qua intanto il ciclone incrociato, la stessa mossa usata prima. Ma c'è il secondo gol e siamo 2-0 Raimon vs Shuriken. Secondo gol, uno di Axel e uno di Kevin. Devo provare a fare gol con Nathan. Benissimo. Uso il track del fulminio, ma lui usa scima e volante, la stessa mossa usa che usa Todd. Riesce a scavalcare. Uso la scivolata micidiale. Uso lo scatto repentino, sì, ce la faccio. Vado quindi avanti con lo scatto repentino. Ed ecco la mossa ali di fuoco. Insieme ad Axel.
Ed eccola qua, la mossa Ali di Fuoco. Ed ecco il terzo gol, uno di Axel, uno di Kevin e uno di Nathan. Terzo gol. 3, quindi a 0. Ed ecco che ora finisce il primo tempo. Non sanno. Se manca senza Ali di Fuoco. Mossa Ali di Fuoco è stato davvero incredibile. Ed ecco che finisce quindi il primo tempo. Ora passiamo al secondo tempo. Intanto il professor, il preside Raimon ha avuto un incidente. Poi capiremo di che si tratta ed è stato Ray Dark. Usa il track al fulmine, ma prevale scimmia volante. Ed ecco qua. Usa una scivolata con Steve. Bene, vado avanti. Anche se lui sa usare se non mossa, infatti. Con Nathan allora non posso usare più la mossa Ali di Fuoco, come vedete, perché ha 23. Infatti, guardate, uso un semplice pallonetto. Eccolo qua, il pallonetto di Nathan. Gol! Un altro gol, ragazzi, 4-0. Un semplice pallonetto. Non potranno recuperare più da questo passo. Spettacolare, raga. Ed eccolo qua. No, non gli faccio usare il check al fulmine. Mi sembra una nebbia velenosa. Clack. Clack. Andiamo. Uso lama d'energia, ma vince il ninja di Ring. Che è una mossa un po' strana, come notate. Uso difesa spirale, no, ma prevale ninja dribbling. Ed ecco il ninja dribbling usato da Clark. Ecco, pronti per la mano del colosso. Ecco la famosissima mano del colosso. Ed ecco infatti la parata. Uso la tecnica tempesta di polvere di Sam per andare avanti. Siamo al secondo tempo, 4-0. Un risultato davvero grandioso per Depi Bellini. Uso intanto il trackle fulminio di Max. Uso scatto. Vediamo se ce la faccio. Sì. Ecco. Ancora spazio per un'altra tecnica ed uso il trampolino in Azuma. Vediamo se c'è il quinto gol. Un risultato davvero grandioso stiamo avendo per il momento. Stiamo prevalendo contro gli Shuriken. Vediamo se riesce a trapassare. No, l'ha parata stavolta. Ecco, intanto uso lama d'energia di Bobby. Ecco qua la sua spettacolare mossa. Ecco Bobby. Ed ecco che c'è la fine, ragazzi, 4-0. È finito questo secondo tempo. Bene, abbiamo vinto.
presidente ha avuto un problema, un incidente causato da radar. Dunque l'allenatore è andato a controllare il risultato della partita. Guardate ora un risultato grandioso. La Royal Academy è stata battuta contro la Zeus. Guardate questo filmato. Sono stati battuti 10-0 contro la favolosa Zeus, guidata da Ray Dark. La Zeus è la squadra più potente che ha superato persino la Royal Academy. Eccola qua. Sono davvero forti. L'unica mossa di parata che può parare i loro colpi è la mano del colosso, perché la mano di luce non è efficace contro questo tipo di attacchi. Jude ora verrà a fare parte della squadra della Ren. Intanto dobbiamo salvare i progressi di gioco e noi ci vediamo nella prossima parte, la guida di Inazuma Eleven.